caso, ve la ricordate anche voi questa scena qua? Presidente di Microsoft, che ne dice di togliere il Kinect dalla sua console? No! Ma lei sta scherzando! Il Kinect è parte integrante della nuova generazione delle console! Piuttosto che toglierlo, preferirei far stuprare mia figlia da una nidiata di caimani! Papà, chi è alla porta? I caimani! No, dico, vogliamo parlarne? Sì, parliamone, dai ragazzi! So già che la metà di voi starà già dicendo, incredibile! Questa mossa di Microsoft è stata, a dir poco, incredibile. Strategicamente sublime. No, ragazzi, evitate di farvi venire il durello per questa cosa, perché io vorrei specificare in maniera del tutto simpatica che secondo me questa è proprio, e non mi sembra anche di dire una cosa oscena, una bestemmia, una grande ammissione di colpa da parte di Microsoft, cioè nel senso, non è un colpo di genio, cioè se io sbaglio a scrivere il mio nome perché magari sono handicappato e prendo una gomma da cancellare, cancello e lo riscrivo per benino, non è perché sono un genio, no, è perché semplicemente ho capito che ho scritto una cagata mostruosa. E quindi, ragazzi, questa è chiaramente appunto stata una cagata mostruosa che hanno corretto, perché evidentemente Microsoft si era resa conto. Ma chissà perché ci ha messo così tanto e il resto del mondo se ne è accorto molto prima, però vabbè. E si era resa conto che questa cazzo di Xbox One stava perdendo terreno rispetto alle rivali. E non faccio i nomi delle rivali perché so già che tu sei un bastardo, a te la Sony ti paga. Io sto semplicemente esprimendo l'opinione che penso abbia il 90% dell'umanità pensante che gioca ai videogiochi, ragazzi. Mi sembra che tutti quanti si fossero resi conto che questa Xbox One non conveniva, cioè non dico che era brutta, ma non conveniva. Cioè io voglio davvero immaginarmelo, questo tipo tutto baldanzoso, tutto con la tuba in testa, che si fuma i sigari dell'Havana, che va dentro al GameStop, non si sa perché questo qua tutto ricco, famosissimo, va dentro al GameStop, però cioè io me lo immagino questo qui tipo ricchissimo che entra al GameStop, guarda da una parte PS4, ma non perché PS4 adesso è diciamo più appetibile all'acquisto, ragazzi, non mi sembra assolutamente nemmeno vagamente interessante per quanto mi riguarda, però vabbè, cioè guarda PS4 che costa 100 euro di meno, magari c'ha un gioco così carino, c'ha qualche gioco in uscita, in arrivo. Guarda PS3, che viene molto di meno, che c'ha tutti i giochi di sto mondo. Poi guarda Xbox One e fa: cazzo che bello! Una console da 500 euro con un componente che non serve a un cazzo, ma che la ditta che lo produce non ha il coraggio di ammettere che non serve a un cazzo, che per questo costa 500 bombe. Porca troia, me lo compro. Cioè, ma chi è questo individuo abietto che ha questa mentalità? Cioè, uno che quando va al gabinetto caga pezzi da 50 euro. Nessuna persona andrebbe mai a pensare adesso mi compro sta console perché si chiama Xbox One. Oddio. Cioè, se questa console si fosse chiamata mattone nero, cioè non l'avrebbe comprata nessuno. Perché ragazzi, cioè 500 euro di console di culo, cioè di culo, non nel senso che è una brutta console, nel senso che per ora non è né carne né pesce, ma così come lo è la PS4. Cioè io ora come ora, vi giuro, non sono invogliato a comprare nessuna console next gen, perché ma dove sta la next gen? La next gen sono i giochi. I giochi io ancora non li ho visti. Cioè, uno va in negozio e pensa: adesso mi compro una console next gen. Ma per quale motivo lo fa? Lo fa in previsione del futuro? Beh, non credo. È chiaro che molto presto entrambe le console verranno scontate. E infatti la prima ad essere stata annunciata a prezzo ridotto è appunto l'Xbox One. Perché ragazzi, questo Kinect del culo che voi difendevate tanto nei video precedenti che avevo fatto: No, io ho provato il Kinect, il nuovo sistema di realtà virtuale, porca puttana, stavo lasciamo perdere mentre ci giocavo. Cioè, ragazzi, non era vero, è ovvio che persino Microsoft ha dovuto fare croce e dire: non serve a una minchia, cioè a che serve? A che serve? Ma queste cose, no, ma come fai a dirle? Cioè, ma il presidente di Microsoft ha detto gli stesso che il Kinect è parte integrante del gioco, è parte della console.
Non puoi toglierlo. Ma ormai, ragazzi, è proprio questo il mondo in cui viviamo. C'è proprio il mondo della gente stupida che sembra trattare le sue console come la sua squadra di calcio preferita. Proprio c'è questa mentalità degli ultras delle console. Proprio la console war per me è un termine così disgustoso, una cosa proprio concepita così male che mi fa salire i testicoli alla gola. Ma neanche in un film porno trash troverai mai sta scena, proprio perché è talmente una cacata che mi fa rivoltare lo stomaco. Cioè, voi pensate, quest'uomo convintissimo, che d'ora in avanti chiameremo il convinto, che tutto baldanzoso esce di casa, si compra PS4, la riporta a casa sua, attacca tutto quanto, ha speso sti bei 450 euro, perché sicuramente pure il gioco lo comprerà e minimo 50-60 euro verrà, spende questi quasi 500 euro e poi chiaramente avrà preso la più grande esclusiva al momento di PlayStation, ovvero Infamous Second Son. E ora, ragazzi, affrontiamo questo discorso facendo finta che voi non siete grandissimi fan di Infamous, perché io devo ancora conoscerli dei grandissimi fan di Infamous. Magari c'è qualche fan, ma così sfegatato non lo so, non penso valga l'acquisto di una console. Cioè, tu prendi, butti dentro il disco di Infamous, ci giochi... Quanto dura? 15 ore? Beh, ci giochi 15 ore e lo completi, magari addirittura sei talmente sfigato che lo vai a platinare, perché d'altronde non c'è nient'altro sulla console, ci sono solamente giochetti minori o comunque porting di console passate, e quindi tu, poveretto, sei costretto a prendere questo Infamous Second Son, che è praticamente l'unico gioco davvero valevole della nuova console, ti ci ammazzi sopra e poi, vabbè, prendi il platino, che campione, e poi che fai? Ti fissi la console, prendi un bel vaso, o riempi d'acqua, prendi dei bei fiori dal fioraio, ci metti dentro e appoggi sulla console, perché ormai non serve a nient'altro quella. Cioè, secondo me quella là resterà proprio, che ne so, un fermalibri fino a quando non verrà annunciato qualcosa di più serio. Ma adesso trasponiamola sulla console rivale, questa scenografia, no? Facciamo proprio, rappresentiamo la stessa cosa sulla console rivale, così almeno siamo pari e patta. E il convinto entra da GameStop, fa: c'è Xbox One, mo me la compro. Si compra questo bel mattone che, diciamo, appunto verrà mezzo migliaio d'euro più 50-60 euro di videogioco in più che sarà uscito dopo. Ma quale? Giusto Titanfall. Vabbè, appunto, si compra Titanfall, lo appiccia dentro a questa sua nuova console, tutto convinto, tutto prode, e fa... In un giorno, sicuramente, facciamo un 24 ore, lo completa. E non ditemi che c'è anche Rise. Cioè, proprio non me lo dite che c'è pure Rise, perché Rise è un gioco che dura 5 ore a dire tanto. Cioè, proprio Rise è quel gioco che tu lo prendi e poi proprio come ninja lo lanci stile shuriken, fai papapapu, te lo dai in faccia, cioè non serve a niente. Lo completi proprio così, come una sega. Una volta che l'hai fatto dici: ma perché? E vabbè, praticamente ti compri Titanfall, ti compri Rise, proprio li sommi insieme, faranno al massimo 30-40 ore di gioco se li vuoi platinare. E se non platini Rise in 7-8 ore, secondo me c'è qualche problema dentro al cervello. Poi ti fissi la console e fai: ragazzi, che cazzata! Ti roderà proprio il culo in maniera magistrale quando fra meno di un anno, ma sicuramente meno di un anno, sia Sony che Microsoft, e Microsoft, vi ripeto, già lo ha fatto adesso, diranno: ma sai che quasi quasi in culo a tutti i giocatori, la facciamo più bellina, la perfezioniamo, Slim la chiamiamo, perché chissà perché il nome Slim arrapa i videogiocatori, ci mettiamo più giga, ci sono altri nuovi giochi perché è passato più tempo, la perfezioniamo perché adesso le PS4, così come l'Xbox One, hanno qualche piccolo difetto che è normalissimo nella prima stampa di una console, e ve lo buttano nell'ano, e ve lo buttano nell'ano, ma senza preparazione, senza lubrificante, ve lo buttano proprio con la rincorsa, con la sabbia. E voi chi siete in tutto questo? Voi siete plastilina, voi siete proprio... Cioè, secondo me, se un dirigente di Sony, di Nintendo, di Microsoft va al cesso, proprio quello dei dirigenti, caca, prende questo bel tordo marroncino, lo plasma come la plastilina, e quel tordo
plasmato come la plastilina siete voi. Siete proprio la merda plasmata, perché vi fate plasmare. Cioè, vi fate proprio... Oddio, devo correre a prendere la nuova console. Ma chi te lo fa fare? Non c'è niente sopra. Ci sono due giochi e sfido chiunque a dirmi che c'è qualche altro motivo per comprarsela adesso. Perché non c'è? Perché più tempo passa e più quelle console perdono valore. E di conseguenza, più la gente all'interno delle grandi corporazioni, all'interno delle grandi società di videogiochi, è costretta a metterci sopra giochi che valgono, a dargli, diciamo, maggiore risalto con tagli di prezzo, con perfezionamenti. Non conviene mai farsi una console al lancio, ma nemmeno due mesi dopo, ma nemmeno l'anno stesso in cui viene annunciata la console o viene lanciata sul mercato, perché proprio non ha senso a livello economico e a livello intrattenitivo. Non ha senso. Cioè, rifletteteci, perché se voi siete quelle persone, fate ancora in tempo a prendere quella bella console e riportarla in negozio. Cioè, ma comprendo che vi piangerà il cuore, oh, ma meglio che far piangere il portafoglio. Cioè, voi, boh, c'è proprio questa bella moda adesso di comprare le cose solo perché... Perché? Perché sono nuove. Cioè, ma questo è un discorso che non vale solo per le console, vale anche per i cellulari. I cellulari. Quest'uomo baldanzoso e convinto esce fuori da un negozio e fa, dato che è un fagotto e gli piacciono le cose costose senza un motivo valido: yeah, ho appena comprato iPhone 5. E il primo che passa gli domanda: ma perché l'hai fatto? E lui gli risponde: perché è iPhone 5. Cioè, non ha un cazzo di motivo, lo fa solo perché c'è scritto nuovo, nuovo. Cioè, proprio, costa di più. Ormai proprio il cervello alla gente suggerisce questo... questo nesso logico che mi fa davvero rabbrividire, che se una cosa costa di più, vale di più. Ma non è così. Cioè, adesso la PS3, così come l'Xbox 360, ha un parco giochi superiore, supremo, cioè vale 10 volte di più di qualsiasi console next gen. Per carità divina, ma cosa vi spinge a comprarvele entro quest'anno, entro il prossimo? Aspettate, ragazzi, aspettate. Perché se voi non aspettate, non avete proprio cognizione di quello che state facendo. Evidentemente volete solamente buttare i soldi per dire: io sono un passo avanti. E che voi siete un passo avanti, e vi prego davvero, accettatela come realtà, perché sono sicuro che è una cosa che pensano tutti, ma non vi dice nessuno. Non gliene frega niente a nessuno. Cioè, che voi siete un passo avanti non frega niente neanche a voi, in realtà. Cioè, voi comprate questa console e poi, secondo me, dopo 3 giorni, una settimana dall'acquisto, vi rendete conto che piangete sangue. Cioè, non ha proprio senso. Cioè, vi ritroverete a piangere sangue. E vi ripeto, io sfido chiunque nei commenti a dirmi che non è così, a dirmi che ci sono delle motivazioni nuove, più belle per comprare queste console qui sotto. Ragazzi, se volete davvero, insultatemi, non me ne frega niente, attaccatemi, perché penso proprio di essere dalla parte della ragione in questo caso. Cioè, se davvero volete insultarmi proprio a morte, cioè, iscrivetevi al canale, no? Così almeno voi siete più felici, perché potete prendermi per il culo ogni volta che volete, in tutti i video, senza motivo, e io almeno posso prendere per il culo voi leggendovi, perché davvero non avete più una spiegazione per cui, boh, schierarvi in maniera così proprio bellicosa. Come al solito, ragazzi, questa è la fine del video, la solita solfa è doverosa. Io sono Thundertop, iscrivetevi al canale, iscrivetevi alla pagina di Facebook, commentate, condividete il video e mi raccomando, non perdetevi il prossimo episodio. Cosa ho qui? Questo potrebbe essere il mio nuovo gioco preferito, Dark Souls. Uno degli scheletri è altra merda antica. Cosa? Porca troia! Perché ci sono scheletri ovunque? Perché sono ovunque? Merda! Sono dappertutto! La gamba! Oh, un boss! Sono sicuro che se resto qui sparo le magie, questo boss da una vera. Fanculo.